Eccoci arrivati finalmente. Direttamente su un tetto, vedo Alex. Uccidere il creatore. Mercer! Che bell'uomo coi baffi. Eccolo qua. Per Al sicuro, per il ora. momento. Tu me lo dirai! Di tua volontà! O dopo che ti avrò svuotato il cranio e risucchiato tutti i ricordi! Oh, che paura. Non ci arrivi, eh? Ti ho concesso tutto. Ed è così che mi ripaghi. Non capisci cosa sto facendo? L'umanità è stagnante, morente. Io le concederò un unico corpo. Un'unica mente. Pensaci. Niente più conflitti. Niente più malattie. Niente più Sì. sofferenza. Utopia Lo capisci? Ti irrealizzabile. sto dando una seconda possibilità. Basta! Con i tuoi fottuti deliri da pazzo! Bastardo figlio di puttana! Ridammi mia figlia! No. No, non credo proprio. È tempo che tu mi dia qualcosa. Vedi, la piccola Maya possiede lo stesso ceppo del tuo DNA supercorazzato. Quando sarà pronta, tua figlia diventerà la madre del nuovo mondo. L'unica cosa che sta tra me è il vero destino della Terra. Sei tu. Sei tu. E cosa ti aspettavi, cretina? Che ti facesse diventare la regina? Pensavi che avessi una qualche importanza tu? Ovviamente no. Ovviamente non conti nulla. Facciamola finita, d'accordo? Io e te. Quella la uso io. Porca troia. Ah sì? E allora vado di frusta io. Mai più, tanto lo spaccone. Che ne dici se cambiamo? Usiamo questo. Porca troia! Gli ho spaccato la faccia proprio. Dai, bello. Se continui a saltellare in giro, ti strapperò la spina dorsale. Tipo così. Porca troia, ma... Ma no, ma scusami. Ma c'era l'azione col cerchio, perché non me l'ha fatta? Forse perché con la frusta gli devo proprio andare a fisico, eh? Forse dovevo proprio andargli dietro, questa è colpa mia, mi sa. Cazzo, la nostra prima sconfitta. Purtroppo qua mi sono fatto fregare. Arca. Cos'è che dicevi a proposito dell'essere meglio di me? Perché? Nella prima fase Perché usavo ti scosso un po'? la lama anch'io e non avrei dovuto. Esatto, vieni qui, che a sto giro ti faccio male. Ecco fatto. Vecchi poteri contro nuovi poteri, eh? Porca miseria, però. Cosa ne pensi, brutto emo? Brutto emo. Effettivamente l'anno in cui era uscito era il periodo un po' emo. Mi dispiace, Alex. Noi siamo più forti a livello d'attacco. Aia. Solo perché ho schivato male, cretino. Non pensare di essere migliore. Sta parte qui è automatica, voglio dire. Ecco fatto. E ora si mette l'armatura, quanto ci fai? Potere che ovviamente noi non abbiamo. Vediamo quanto riesci ad adattarti. Ok. Che cosa ha preso? Frusta e... Sono troppo veloce per te. Ok. Dai, Heller, su. Non si usano gli stessi poteri, eh?
Ecco qua allora. Porca troia. Dai, bello. Troppo lento l'attacco caricato del martello. Ecco qua. Dobbiamo sfruttare i momenti morti in cui... No! Dovevo usare la parata. Grazie per cacchio. Il passaggio. Grazie per il passaggio. Ma porca miseria, perché io vado col cerchio in questa fase? Io in questa fase uso il cerchio, non uso la parata. Potresti essere il padre del nuovo mondo. Ora no, so, e io non volevo fuggire qua. Volevo solamente... Esatto, qua purtroppo è stato un errore del gioco. Io non stavo fuggendo, mi stavo solo spostando. Cazzo, è forte Alex, eh? No, da capo? Ah, ok, no. Porca miseria. Alex non perdona, eh? Aspettavo di me. Però nel momento in cui siamo più vicini non mi puoi fare nulla, eh? Colpito. Più quel sorrisetto sulle labbra, eh? Preso. Mai più tanto spaccato. Cretino del cazzo. Adesso che siamo a distanza ravvicinata non fai più lo splendido, vedo. Arrugginiti, eh? Madonna mia, se ti devasto adesso. Tu saresti quello da sconfiggere. Adesso ti spacco la faccia. Parato. E dovevi stare. Ora ti taglio. Cosa tiri fuori adesso? Un pugni martello? Bene, ora mi hai fatto arrabbiare. Sì, pugni martello. E non si usano le stesse cose, vero? Ok. Ecco qua. Tu usi pugni martello? D'accordo, io uso di nuovo la frusta. Purtroppo non sono sicuro esatto che la frusta, che il pugno martello possiamo proteggerci con l'armatura troppo forte. E ovviamente fallo per... Hyper Armor durante il pugno martello, vero? Merda. Vieni qua, bello. Oh, arca troia, di nuovo. Un ottimo guerriero. Ho insegnato bene. Non mai insegnato bene. Esatto. Sono io che so combattere, non tu. Però ora usa di nuovo la frusta, cavolo. Va bene, usi la frusta e io torno con gli artigli. Cosa ne pensi, brutto Emo? Oh, 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 attenzione, è tornato poi di... No, stronzo, non è valido. Non è valido, non stavo fuggendo. Capisce che tu sia arrivato fin qui. Niente. Spreco. Niente, i pugni martello hanno aria d'effetto qua e devi essere molto più tattico. Devi essere molto tattico. Il problema è che se usa anche i pugni martello non li posso usare io, ovvio. Dobbiamo schivare nel momento in cui fai gli attacchi, sempre. Più questo mi sento sulle labbra, eh? E credo che l'attacco giusto sia quello della lama, non gli artigli, sai? Posso rallentare se vuoi.
Arca troia. Di nuovo? Vieni qua, bello. Ma porca miseria, quando usa i cosi martello. Le tue chiappe sono piatto d'argento. Ancora? Oh, Gesù. Qualcuno qui è disperato. Vai più tanto lo spaccone. Vieni qua. Vado solo di attacchi caricati adesso, bello. L'attacco caricato di questo è forte, quindi posso raggiungerti molto più facilmente. Ahia, ho sbagliato io, ho usato il cerchio. No, 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 lasciami. Non l'ho fatta apposta, smettila. Veloce. Arca troia! Ma scusami! Che peccato, che peccato. È difficile, è l'ultimo scontro giustamente, ci sta che sia così complesso, però cacchio. A volte ha quell'hyper armor qui che è terribile. L'hyper armor che fa durante gli attacchi è veramente terribile. Più che altro anche il danno d'effetto oltre all'hyper armor è... L'hyper armor unito ad area d'effetto è veramente fastidioso, eh. Dovrebbe averti scosso un po'. Più che altro dobbiamo riuscire a caricare sempre l'attacco. Mi spiace, non sei l'unico che può schivare qui, Di nuovo? Porca troia! No, ma prima l'ha sempre fatto due volte, non tre! Che stronzo! E abbiamo perso un'altra volta qui. Purtroppo so già che ho perso sto giro. No, però forse se ricarico abbastanza vita dovrei sopravvivere. Merda, ok. Calmo un attimo, rimettiamo la frusta. Preso. No, bastardo. Preso. Ecco qui. E ora te se magna. Troppo lento. Porca miseria. Fammi vedere cosa sai fare. Dai, tira fuori l'armatura. I pugni sono stati veramente fastidiosi. Onesto. I pugni sono stati un momento veramente fastidiosi, sta battaglia. Però qua, vabbè, tutto scriptato, la fine. È proprio il combattimento finale dove togli tutti i poteri e gliene rimane uno solo. Anzi, a questo giro nessuno. Ti è rimasto l'ossigeno ormai. Molto God of War questa parte finale. Con la prima persona del nemico che stai menando. Tutto questo è soltanto colpa tua. E tu lo sai bene. Ciò che so è che un tempo avevo un fratello. Un ragazzo di nome Alex. Un ragazzo che giocava con me, tattinava con me e guardava film dell'orrore con me. Ora so che Alex è morto. Non sono più vincolato dalla vita e dalla morte, Dana. Sono passato oltre. E anche Elder. Ma non l'ha ancora capito.
Posso anche non averlo capito. Però tu sei morto ora. Però ora sappiamo dove è nostra figlia. Ora siamo il mutante più forte che possa esistere in città. Siamo letteralmente sopra a tutti. Niente più infetti? Li abbiamo mangiati tutti noi? Ehi, piccola! Sono venuto a prenderti. James, grazie a Dio. Maya. Maya. Stai bene? È ovvio che ha paura, però adesso dovrebbe abbracciarlo, se non sbaglio. No? Vabbè, non importa, capirà col tempo, magari. Ha capito che non è più suo padre ormai? Chissà se arriverà mai un prototype 3. Ah, eccola, dai. Brava ragazza. E ora che facciamo? Aspettiamo. Bello. Veramente bello, esattamente come me lo ricordavo. E anche a difficoltà normale, l'ultimo scontro è stato bello tosto. È stato bello, bello tosto. Vediamo cosa dicono i crediti finali. Hai completato l'avventura e puoi iniziare una nuova partita plus a livello di difficoltà folle. Oppure continuare a esplorare il mondo di gioco per prendere una nuova medaglia platino per gli eventi RedNet. Heller si è evoluto. Va bene, questo è completismo personale, ovviamente. Ovviamente contro Alex sarebbe servita salute molto più alta. Stupido io che non l'ho fatto. Ma non importa, ormai è finita. Abbiamo vinto. Signori, è stata una bella serie. Sia questa qua di Prototype 2 che quella di Prototype 1. E prima ancora Infamous. Wow, Infamous e Prototype. Io mi ricordo il tempo in cui erano usciti tutti e due, che la gente li metteva a confronto dicendo era più forte uno e più forte l'altro, è arrivato questo, io meglio se me ne vado. Tra l'altro non mi ricordavo che esiste la zona morta in questo gioco. Ovviamente è proprio il muro di gioco dove se appena entri muori di sicuro, o al massimo ti teletrasportano indietro. Sai che sono quasi curioso di andarci? Vediamo. Esatto, guarda, lo sapevo. Instant morte. Comunque, signori, vi ringrazio a tutti per aver seguito tutte queste serie PS3, perché la stiamo giocando su PS4, ma questo gioco, e anche Infamous ovviamente, erano originari PS3. Gran bei giochi che onestamente ad oggi non mi sento di chiedere un remake o una remastered. Vanno benissimo così. Vorrei, purtroppo, con sentimento, chiedere un giorno, chissà, un seguito di questo o, chi lo sa, un proseguimento anche di Infamous. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo a una prossima serie. Ciao a tutti!